Altieri. Altri? Ascani. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 289, astenuti 82, maggioranza 145, favorevoli 271, contrari 18. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno che abbiamo, che è il numero 1, Ferranti ed altri. A nome anche del collega, il governo è favorevole. Bene, grazie. Immagino che non si insista per la votazione, onorevole Ferranti, quindi è accolto. A facoltà, passiamo al voto finale. A facoltà. Chi? Onorevole Farina. Ho l'elenco degli iscritti a parlare, ma c'è, come lei, essendo un parlamentare di grande esperienza, sa, c'è un ordine crescente o decrescente. Bisogna aspettare che arrivi il momento giusto per cogliere l'atti. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Santerini. Grazie Presidente. Con quasi 20 anni dopo andiamo ad approvare la ratifica di questa delicata convenzione. Colleghi, per favore, abbassiamo un po' il tono della voce, grazie. Che l'Italia ha firmato nel 2003 e che contiene delle importanti misure di protezione dei diritti dei minori. Ora andiamo ad approvare appunto un testo da cui il Senato ha stralciato le norme sull'adeguamento interno. È chiaro che le misure che andiamo appunto ad approvare, onorevole sono Ciauchi, gentilmente lasciamo il governo che possa ascoltare, prego onorevole Santerini. Sono importanti e diamo parere favorevole ovviamente a questa ratifica, ma vorremmo anche sottolineare che l'iter è stato piuttosto difficile e complicato per vari motivi.